Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati su un nuovissimo video a tema Lego. È il tempo di andare a costruire il nostro Batwing. Ragazzi, l'altra volta abbiamo fatto la Batmobile che vi lascio qui sopra, se per caso ve la siete persa mi raccomando andatela a recuperare. Se non sapevate nulla di questo video, raga, c'è un problema, perché io sui miei social vi avviso sempre, vi faccio sempre qualche storia, qualche foto dove vi spiego che cosa andrà a uscire sul canale. Quindi mi raccomando, io vi lascio qui sotto i miei social, appunto, dove dovete andare a lasciare un bellissimo pollicione e così sarete sempre informati. Allora, questo set, cari amici, è uscito il 31 ottobre, se non sbaglio, proprio a fine mese del 2020, quindi l'ho preso abbastanza, in modo abbastanza veloce. È un'esclusiva Lego per ora, quindi penso che per 6 mesi lo potete trovare solo o nei Lego Store o appunto nel sito della Lego, quindi non è ancora disponibile nei negozi di giocattoli. Poi dopo superato questo tempo invece lo potrete acquistare, quindi poi dipende da quando starete guardando questo video. Io nel caso vi lascerò il link qui sotto, che come detto al momento non vi posso lasciare perché è un'esclusiva del Lego Store. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ragazzi, io direi che è il momento di andare a vedere questo Batwing. Iniziamo, vi faccio vedere la scatola, poi andiamo a guardare che cosa c'è all'interno della scatola e poi ce lo andiamo a spizzare tutto quanto. Raga, pronti? Andiamo! Allora, eccoci qui con la nostra scatola. Ovviamente sulla parte principale abbiamo tutto quanto il disegno del nostro Batwing 18 più Lego 76 161 2363 pezzi, quindi insomma un po' meno della Batmobile del 1989, ma diciamo che si difende. Allora ragazzi, sul lato abbiamo ovviamente il disegno del nostro Batwing, di qua non abbiamo nulla, di qua il simbolo di Batman e il suo faccione. Poi andiamo a vedere sul retro della scatola, dove ci fa vedere la possibilità, ci ricorda della possibilità di poter attaccare questo Batwing al muro, poi vi farò vedere bene. Qui ci fa vedere le misure, quindi ci dice che è alto circa 23 cm e lungo circa 50 cm. Manca la profondità, ragazzi, che francamente mi sembra un dato molto importante. Questo ve lo dico io, siamo a una larghezza di circa 54 cm. Poi qui ci fa vedere il nostro Batwing sulla sua base espositiva, quella originale che poi ovviamente vi faccio vedere. E questo invece è la basetta con le 3 minifigure esclusive di questo set, veramente fantastiche. Allora raga, io direi che è il momento di andare ad aprire la scatola, andiamo a vedere che cosa contiene. Allora ragazzi, eccoci qui, che cosa troveremo all'interno della scatola? Ovviamente tutte le buste Lego, peraltro questa volta ragazzi sono numerate, sembrano meno buste perché in realtà ci sono soltanto 13, la Batmobile erano tipo 25 o 26, ma è un po', insomma, un po' fuorviante come informazione, in quanto tutti i numeri sono doppi, come vi faccio vedere adesso nella foto, ci sono 2.11, 2.12, 2.8, 2.6, 2.3, quindi sono sempre buste doppie, quindi insomma le buste alla fine poi in realtà sono quasi 26 se non erro, in più c'è anche una busta speciale con le parti più grandi che vanno aggiunte poi per poter costruire appunto il nostro aereo. Poi libretto illustrativo, anzi libretto delle costruzioni, cioè come si costruisce. Ragazzi, come sempre molto interessante, ecco qua ci fa vedere il numero delle buste, ma come vi dicevo già prima in realtà sono doppie, quindi sono molte di più. E molto bello il libro anche in questo caso perché ci fa vedere tantissime informazioni, ci fa vedere come poi i progettisti della Lego hanno disegnato e costruito il Batwing, appunto, come hanno preso spunto dalle varie informazioni che avevano nel film. E quindi insomma ecco, questa peraltro è la Batmobile e poi eccolo qua il nostro protagonista. Una piccola cosa che ci tenevo a farvi notare è che ultimamente parlo nell'ultimo anno ragazzi, la Lego ha aggiunto, se non sbaglio la Batmobile aveva il rosso, invece qua abbiamo il giallo, adesso vi faccio vedere, che la costruzione che deve essere aggiunta viene, vedete, disegnata di giallo, il contorno è giallo, questo per farci capire quali sono i Lego che appunto devono essere aggiunti. Adesso vi faccio vedere un altro esempio dove magari è più chiaro. Ecco qua, come potete vedere questo Lego è circondato di giallo, eccolo qui, e si capisce che è questo che dobbiamo andare ad aggiungere. Ora, sembrerà una cavolata, però spesso succede che quando i pezzi sono tanti da aggiungere non si capisce bene qual è quello che è stato appunto aggiunto. In questo modo rendono tutto molto più chiaro.
Con la Batmobile, se non sbaglio, la sottolineatura era rossa, qui invece è gialla. Comunque è una cosa relativamente recente, ragazzi, perché io che faccio Lego da tantissimo tempo, vi assicuro che prima questo particolare, insomma, non c'era. Allora, raga, abbiamo visto l'interno della scatola, non ci resta che andare a vedere il nostro Batwing finito. E allora, eccoci qua, dopo 2363 pezzi, il nostro Batwing, ragazzi, guardate che spettacolo. Personalmente l'ho esposto su questa base che mi sono costruito io con il mio falegname, quindi non è la base originale, poi vi faccio vedere anche quella. Allora, pezzo superlativo, penso lo potrete apprezzare anche voi già così, fa un effetto clamoroso, è molto molto grande. Abbiamo visto già le misure, ma vi assicuro che poi dal vivo fa un effetto davvero... Si rimane veramente di stucco, perché sinceramente io pensavo fosse più piccolo, quando lo vedi così è veramente gigantesco. Allora, iniziamo parlando di qualche curiosità sulla costruzione. Allora ragazzi, inizia costruendo un telaio, un telaio grandissimo che va a formare proprio lo stemma di Batman. Allora, voi direte, è ovvio che è così, però francamente io non mi aspettavo questo tipo di costruzione. E quando lo sono andato a costruire mi sono reso conto di questa sagoma del simbolo di Batman, sono rimasto molto colpito, mi è piaciuto molto, quindi diciamo che l'esperienza della costruzione è stata da subito molto divertente. Poi mi sono divertito molto a costruire le parti basse, diciamo, le punte della coda e delle ali, perché si formano questa sorta di, si fanno questa sorta di U di Lego, molto carini, sono veramente divertenti da fare, e poi si vanno ad agganciare appunto a questo telaio precedentemente costruito. Poi un'altra parte del tutto particolare sono assolutamente proprio questa parte qua, l'esterno delle ali. Praticamente, ragazzi, sono dei brick che si vanno ad attaccare tutti quanti conseguentemente, quindi non c'è un distacco vero e proprio. E peraltro c'è una sorta di aggancio con un elastico che serve a facilitare la presa appunto di questa parte con il telaio vero e proprio. Non sono riuscito con perfezione a farvi vedere questo, il momento in cui lo costruivo, perché non era facile costruire il Lego e in più riprenderlo, quindi magari vi allego qualche foto per farvi capire come gli elastici poi si vanno ad agganciare al telaio vero e proprio. Comunque è stata veramente una bella trovata, perché come potete vedere, ecco, lo potete osservare tranquillamente, questa parte rimane molto aderente, quindi è venuto molto bello. E comunque, come sapete, non è facile con i brick andare a fare le parti rotonde, le parti tondeggianti, quindi devo essere sincero, hanno fatto davvero un grandissimo lavoro. Per quanto riguarda invece il discorso degli adesivi, sono presenti esclusivamente all'interno dell'abitacolo, quindi esattamente come abbiamo visto nella Batmobile del 1989, anche in questo caso gli adesivi sono presenti come parte della strumentazione. Come vi avevo già raccontato, io preferisco di gran lunga il brick già stampato, però insomma l'adesivo in questo caso non è neanche fatto male, sono molto bravi a fare gli adesivi, li fanno precisi, che si attaccano bene, non si staccano mai, quindi comunque la Lego lavora sempre in un ottimo modo, quindi comunque il risultato che poi ne consegue devo dire che è molto positivo. Ultima cosa che ci tenevo a dirvi, non credo possa essere definita come una nota negativa francamente ragazzi, però secondo me hanno aggiunto un po' troppo grigio sull'aereo, che all'effettivo, se voi andate a vedere qualche riproduzione o comunque anche le stesse scene del film, è praticamente tutto completamente nero. Qua ad esempio sono stati costruiti questi flap, che peraltro si muovono dopo, quando andremo a vedere da vicino ve li faccio vedere meglio, che sono di questa colorazione grigia. Poi abbiamo anche questi piccoli brick, insomma con le mitragliatrici, quindi si vanno a formare tante di queste parti grigie, che credo che loro l'abbiano fatto proprio per spezzare, diciamo, la monotonia del nero e quindi dare un po' di alternanza, insomma, con questo colore. Francamente l'avrei preferito più fedele, l'avrei preferito tutto nero, però insomma posso anche capire la scelta da parte della Lego. Per quanto riguarda invece la carlinga dell'aeroplano, ragazzi, è un unico pezzo, poi dopo lo andiamo ad aprire e ve la faccio controllare, ve la faccio vedere bene. E altra cosa molto particolare è questo nuovo brick che permette all'aereo di essere appunto appeso proprio in questo modo come ho fatto io. Dunque potete decidere o di costruire una base come quella che ho fatto io, o altrimenti attaccarlo proprio direttamente al muro. Viene comunque un lavoro molto pulito, dopo ve lo faccio vedere bene. La base invece originale lo posiziona in orizzontale, leggermente inclinato in avanti o indietro, ma comunque non si può posizionare in questa maniera verticale, quindi insomma non si può apprezzare poi alla fine il simbolo di Batman, che devo dire che è sicuramente una delle particolarità più belle in assoluto.
Allora ragazzi, io direi che queste cose ve le ho dette tutte, vi ho fatto vedere anche alcune immagini come al solito. Io direi che è il momento di andare a guardare nel dettaglio l'aeroplano più la basetta delle minifigure, che devo dire anche quella merita moltissimo. Allora ragazzi, eccoci qua con il nostro Batwing, pronti ad andare a guardare più da vicino. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere la basetta, eccola qua, molto bella, con scritto ovviamente Batwing 1989. Abbiamo la massima velocità, insomma tante informazioni molto carine, i motori, l'armamento, vedete, ci sono due minigun, quattro missili lanciatori, insomma direi che è abbastanza armato. Poi vi faccio vedere la basetta che contiene le minifigure. Allora ragazzi, molto belle, mi piace moltissimo questo Lawrence, ragazzi, uno degli scagnozzi del Joker, guardate che bello. Abbiamo il brick con lo stereo molto tipico negli anni 80. Ovviamente il brick è stampato, quindi non è un adesivo, lo troverete già così fatto. Eccolo qua, molto bello, con il baffo, la camicetta con il viso di Joker, molto carino. Poi abbiamo il nostro, ovviamente, Batman, il nostro Michael Keaton. Anche questo Batman, ragazzi, come quello che abbiamo visto nella Batmobile, ha questo cappuccio e mantello unito che lo vanno veramente a rendere unico e gli danno una somiglianza al vero Batman incredibile per questa minifigure. E poi il mitico Jack Nicholson in questa veste molto elegante, ragazzi, è a dir poco bellissimo, guardate il viso, fantastico. Sui lati, anche come esattamente come quelli della Batmobile, appunto, abbiamo i due mini gargoyle. Poi ve li faccio vedere dietro, ecco qua il nostro Lawrence, guardate che spettacolo, il mantello di Batman e ovviamente il nostro Joker, che ha anche questo gonnellino di tela che si va appunto ad agganciare fra le gambe e il busto della minifigure. Cappello a cilindro, super fantastico. Ok ragazzi, io direi che è il momento di spostarci, io inizio, credo che sia il caso di muovere la camera per potervi far vedere al meglio questo meraviglioso Batwing. Allora, eccoci qua. Io direi di iniziare dal muso dell'aereo, dove abbiamo queste due minigun. Guardate come sono fatte bene. Ragazzi, anche in questo caso, questo Lego, io ovviamente toccandolo l'ho riempito di impronte di polvere. Vi consiglio, una volta terminato, di dargli una bella pulita, una bella lucidata e conservarlo ovviamente al sicuro dalla polvere, perché altrimenti diventerebbe veramente impossibile ripulirlo. Guardate quante fessure e quanti piccoli dettagli ci sono, quindi insomma mi raccomando su come conservate questo tipo di Lego. Appunto la garlinga, poi ve la faccio vedere più da vicino, poi andiamo proprio ad aprire. Volevo farvi vedere la luce, guardate che bella la lucina sull'ala. Poi ci spostiamo, la percorriamo tutta, qui sono tantissimi brick, sono una circa una quarantina se non erro questi brick che vanno a formare questa sorta di presa d'aria. Qui abbiamo i flap, che come vi raccontavo prima avrei preferito fossero neri, ma in realtà vabbè, l'hanno fatti grigi, come potete vedere si muovono, quindi vanno sia avanti che indietro e si richiudono. Abbiamo la prima super mitragliatrice, ragazzi, fatta benissimo, però non si muove, insomma, non ha nessun componente tecnic, quindi è immobile così come la vedete. Poi andiamo più dietro, vi faccio vedere la parte posteriore, guardate che bella qua la costruzione, che va a rendere affusolata la parte della coda. Poi abbiamo queste due ali che, ragazzi, sono mobili, vedete, vanno sia su che giù, io le ho lasciate completamente tirate su. Poi l'altra ala, ragazzi, vabbè, è lo stesso, l'abbiamo già vista con anche qui la mitragliatrice. Poi raga, qui come vi dicevo prima, la garlinga è un pezzo completo, tutto unico, e non c'è nessun tipo di cerniera o cosa per tirarla su, ma semplicemente si prende e si tira su. Ecco qua che si apre quindi il nostro Batwing. Allora all'interno, ragazzi, guardate che spettacolo, abbiamo i sedili con le stesse caratteristiche di quelle che aveva la Batmobile, quindi sono costruiti allo stesso modo e sono fatti benissimo. Guardate quanti strumenti ci sono all'interno, peraltro ci sono anche dei grandi riferimenti al film. Qui abbiamo il bersaglio del Joker e qui anche ci sono i palloni, quelli bomba, i palloni bomba del Joker. Nota super positiva per me per queste leve, sono bellissime. Questa a destra ricorda una sorta di cloche, mentre invece questa a sinistra, ragazzi, sembra proprio il gas, la manetta, no? Che hanno gli aeroplani. Fantastica. E poi qui dietro, ragazzi, c'è questa sorta di sportellino dove c'è scritto Bat Engine, il motore, che si può tirare su, vediamo se ci riesco, non sarà facilissimo, eccolo qua,
e all'interno abbiamo questa sorta di due piedi di porco. Francamente avrei preferito ci fosse una sorta di motore, sarebbe stato secondo me più bello, però insomma l'hanno progettato così. Poi abbiamo questi quattro missilotti, questi ragazzi proprio di colore rosso, presenti proprio sul vero Batwing, insomma, su come è stato veramente concepito. Quindi mi è piaciuto molto il fatto che abbiano deciso di metterli. Poi, ragazzi, vi voglio far vedere l'interno da qua, perché anche in questo caso, guardate che bello il sedile con il poggia testa, devo dire, merita moltissimo. Poi, rivado ad inserire la Link, ecco qua, vedete ragazzi, si appoggia ed entra perfettamente, così si può richiudere. Poi un'altra cosa che volevo farvi assolutamente vedere è che nella parte bassa abbiamo anche queste due piccole alette che si possono piegare, vedete? Quindi vanno a formare anche questi due mini flap, insomma, sulla parte bassa dell'aeroplano. Eccolo qua. E poi una cosa molto importante che volevo farvi vedere, è un po' buio, cercherò di farvelo vedere, guardate un po'. Abbiamo questo nuovo brick, vedete, a forma di U, che permette appunto di poterlo agganciare semplicemente con un chiodino e permette appunto di poterlo attaccare al muro. Quindi poi, anche come avete potuto vedere, come ho fatto io ho deciso di fargli una base speciale per poterlo tenere in verticale. È stato molto semplice, è stato bastato mettere un chiodino e appunto il Batwing si tiene in modalità verticale. Questa è la base originale. Qui ragazzi io ho staccato la basetta, eccola qua, ma questa si può attaccare tranquillamente qui e quindi insomma va a formare anche questa una base elegante. Se lo volete conservare in questo modo in orizzontale lo potete fare, peraltro potete girarlo anche al contrario, quindi volendo potete lasciare la punta dell'aereo verso il basso, ma insomma quello come preferite voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like gigantesco, almeno bello come questo Batwing. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto se anche voi l'avete comprato, se lo volete comprare, che cosa ne pensate di questo nuovo set, questo modello veramente, a mio parere, esagerato. Qui da Visio e dal Batwing del 1989 è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!